Ciccio, ma sei sicuro che il tuo sistema funziona? Sì. Perché mi hai fatto vestire di nero? Che siamo dei matrimoni? No, 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 siamo di funerale. E beh, sempre festa. Vengo e ti spiego il mio piano. Dimmi. Guarda, vedi tutta quella gente? La vedo. Ecco. Mi sembra un funerale. Infatti lo è. Sono tutti parenti di Don Vito Calascibetta, quello che è deceduto ieri mattina. E sono qui riuniti per il consolo. Ah, c'è un console? Non c'è un console. C'è un ambasciatore? No, il consolo, il consolatico. Il pranzo funebre, capisci? È una tipica usanza meridionale. Sì, ma noi che c'entriamo? Scusa. Ecco il punto. Noi fingeremo di essere parenti della buonanima. Del morto. Del morto, è chiaro. Andremo verso di loro, e festeggeremo anche noi questo pranzo funebre a son di bistecche e pasta asciutta. Chiaro? Chiarissimo. Mi raccomando, adesso aspetto affranto. E quando arriva? Chi? Affranto. No, dico aspetto affranto. Tu hai detto aspetto affranto. Beh. E io ho risposto, quando arriva? No, no, aspetto fisico affranto, abbattuto, triste, insomma... Devi piangere. Ah, ci penso io. Come piango io non piange nessuno. Ma come dico io, così se muore, senza dire niente alla famiglia? Perché ci hai lasciato? Perché? Perché? Ma è vivo! Buon appetito a tutti i parenti! Su, su, coraggio! Ma non faccia così! Siete parenti della buonanima? Dice se siamo parenti della buonanima. L'ha chiesto a te? Sì, sì, parenti lontani. Lontani? Lontanissimi. Lei ha presente Trapani. Si attraversa il mare. C'è la Tunisia. Poi inizia il deserto. In fondo, a destra. Io sono figlio di primo letto. Io di secondo letto. E quelli sono i figli di terzo, di quarto e di quinto letto. Ma quanti letti c'aveva la buonanima? Ma che era l'albergo? Lo conoscevate bene? Dice se lo conoscevamo bene. L'ha chiesto sempre a te. Certo, eravamo intimi. Ah, ricordo quando mi diceva... Ciccio, tu sei il nipote prediletto. Ma che diceva? Don Vito era muto. Muto? Don Vito era muto. Ma lo diceva con gli occhi, con quei due occhi. Ma quali occhi? Mio padre era orbo. Un occhio solo teneva. Uno solo. Con quell'occhio valeva per due, no? E a me, quando mi abbracciava con tutte e due le mani. No. Con una mano. No. Senza mani. Con i piedi. Si attorcigliava a me come un serpente. No. Insomma, come mi abbracciava. Da quando non c'è più lo scomparso? Sì. Ho un vuoto qui. Lei. Io invece qui c'ho una voragine. La vogliamo riempire con un po' di tagliatella calda calda qua, la lasagna.
la lasagna. Era così buono. Tutti gli volevano bene. Sì. Ma lui era sempre affamato, affamato. Come me. Affamato d'affetto. Ho capito. Sì. È sempre così. Sono i migliori che se ne vanno. È strana la vita. Hai davanti a te qualcosa che ami, qualcosa che ti piace e zac, te lo portano via. È scomparsa la lasagna. Vabbè. Purtroppo se n'è andato con l'epatite. No, se n'è andato con le patate. Adesso che abbiamo finito di mangiare... Voi avete finito di mangiare? Io non ho neanche cominciato. Il cameriere si è portato sempre tutto. Dicevo, adesso che abbiamo finito, bisogna pronunciare l'elogio funebre. Pronunciamo. Fratelli, consanguinei, chi vuole pronunciare l'elogio funebre si alzi in piedi. Bravo, bravo. Cedo volentieri la parola... all'uomo venuto dal Sahara. Sì, dall'Indocina. Ma che, ti sei impazzito? Perché ti sei alzato? Ma io mi sono alzato perché è passato il cameriere con un piatto di lasagna. Basta, adesso parla, parla. E che dico? Parla, ti suggerisco io, parla. Signore e signore, dai, signore e signore. Signore e signore. Signore e signore. Chi era Don Vito con la scibetta? Chi era Don Vito Caltanissetta? Calascibetta. Caltanissetta, Calascibetta, sempre vicino. Egli sembrava un uomo duro e invece era un uomo sodo. Egli sembrava un uomo crudo e invece era un uomo sodo. Sì, un uomo alla cocca. Un uomo alla cocca. No. Un uomo strapazzato. No. Un uomo, uno zabaglione. Una frettata! Era un uomo forte. Era un uomo forte. È sincero. Egli non usava l'odio. Egli non usava l'odio. L'odio. Non usava l'aceto. No. Non usava il prezzemolo e neanche il limone. Egli non usava l'odio. Non usava l'odio. Diamogli adesso l'ultimo affetto di prova. Diamogli affetto di prova. L'ultima fetta di provola. Col cuor consola, il cuor consola. E diamogli pure un po' di gorgonzola perché non gli piaceva la provola. Bravo. Sono commosso. Grazie. E adesso chiamiamo la conta. Scusa, cugino, vuoi dire il conto? No, la conta. La conta. È usanza della famiglia Calascibetta che ogni pranzo funebre si fa la conta fra i parenti più stretti di questo tavolo. Che siamo noi. Chi esce paga il conto. Una specie di passatella. Bravo. Il tocco siciliano. Bravo. Ho capito, io sono uno specialista. Bravo. La posso comandare io? Perfetto. Ecco, allora, per me, zas, 3, 5, 6 e 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cameriere, il conto al signore. Fortunato, bravo. 3.650.000. Io lo pagherei, ma non ho una lira. E poi, vedete, questo è un compito che deve fare un parente. Io non sono un parente. Io sono venuto qua per mangiare a sbaffo. Sono venuto con... Lei ha detto che non è un parente. Ma perché tu non lo sai? Secondami. Che? Si è
è permesso venire come? Qui, spacciarsi per parente, ma, a mangiare. Ma quale mangiare? Ha bevuto. Non ho mangiato niente. Ma lei ha offeso l'anima di Don Vito, ma, il quale chiede giustizia. Ma giustizia! Vergognato!